Ciao, mi chiamo Marco Bosi e voglio raccontarti una storia, la mia storia. Sono nato a Parma una mattina di fine estate del 1986. Devo dire che ho avuto quella che si può definire un'infanzia felice. Papà è un parmigiano del Sasso, 59 anni di lavoro, di cui oltre 40 in un negozio di strumenti musicali di cui è sempre stato molto orgoglioso. Mamma, invece, è arrivata dalla Sardegna giovanissima. Quando parla in dialetto ancora non ci capisco niente, ma quella terra è impossibile non amarla. Da papà ho preso la passione per la politica e per lo sport. Da mamma soprattutto la sensibilità. Ho anche una sorella, Francesca, e come ogni coppia di fratelli e sorelle, da piccoli litigavamo spesso. Ma nonostante questo, ci vogliamo un gran bene. Ok, ok, lo so. Quello bello dei due non ero io. Diciamo che ero simpatico. Faccio parte dell'ultima generazione che suonava i campanelli per andare al campetto a giocare. Per me il campetto era il sabbione di Via Isola. È uno di quei quartieri a cui rimani legato per sempre. Soprattutto se hai avuto il privilegio di viverla sotto la guida di Don Sergio. Come avrete capito, fino ai 15-16 anni le mie giornate erano per lo più orientate a correre dietro ad un pallone. Non ero particolarmente dotato, ma mi divertivo e questo mi bastava. Il calcio mi ha insegnato tante cose, ma due in particolare. La prima è che appunto se non sei dotato devi faticare per ottenere dei risultati, ma quando questi arrivano la soddisfazione è grandissima. Il secondo è che quando fai parte di un gruppo le tue esigenze vengono dopo quelle del gruppo stesso. La passione per la politica è arrivata alle superiori, quando in quarta e quinta ho fatto rappresentante di istituto al Melloni. Non mi sono mai preso troppo sul serio e quando metà della scuola mi scelse fra tutti i candidati rimasi stupito, ma capii immediatamente che poter rappresentare le idee di altre persone mi gratificava enormemente. Dopo le superiori ho frequentato economia all'Università di Parma. Prima la triennale management, poi la specialistica in international business. Non sono stato di certo quello che si può definire uno studente modello, ma sono sempre stato molto curioso e in quegli anni ho avuto la possibilità di formare una mia visione del mondo. Proprio durante quegli anni ho iniziato la mia prima esperienza politica. Nel 2010 ho conosciuto il gruppo con cui mi sono candidato alle elezioni del 2012 prima e del 2017 poi. In quel gruppo c'era ovviamente anche Federico, con cui siamo diventati subito amici. In entrambe le elezioni sono stato il candidato più votato della mia lista. E questo mi ha permesso di fare due esperienze diverse e complementari, come quella di capogruppo nel primo mandato e vice sindaco nel secondo. Tante le deleghe e le responsabilità, patrimonio, personale, servizi demografici, contratti a gare, statistica, ma una più delle altre mi ha impegnato e dato soddisfazioni. Lo sport. La vita però non può essere solo politica. Certo, di tempo non ne rimane poi tanto, ma quanto basta per essere presente con gli amici che sono rimasti esattamente gli stessi a cui andavo a suonare il campanello. E la famiglia, che oggi è cresciuta e oltre a mamma, papà e Francesca ci sono anche Jacqueline e Daniel, che mi hanno insegnato a guardare il mondo da un'altra prospettiva. Avere dei figli è sempre qualcosa di speciale, ma quando i figli non arrivano ma ti scelgono è un privilegio difficile da spiegare. Questa è la mia vita, almeno fino a qui. Ho voluto raccontarvela perché per raccontare ciò che siamo è necessario comprendere ciò che abbiamo vissuto. Certamente è un piccolissimo riassunto, perché per raccontare una vita ci vorrebbe una vita. Cosa mi riserverà il futuro? Non lo so, ma ho imparato che dipende solo da noi, che si tratti di noi stessi o della nostra città, perché il futuro è una bellissima pagina bianca su cui disegnare una storia.